Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, oggi vi voglio presentare questa deliziosa maglietta. È molto facile da realizzare, veramente molto molto facile. Infatti la possono realizzare anche le mani esperte. Allora, io ho realizzato questa maglietta con questo filato della Mistrico Canna da Zucchero Luxe. E ogni gomitolo è da 50 grammi ed è 145 metri. Vi dico anche il colore, il numero del colore, che è il numero 4. Allora, è 97% viscosa da canna da zucchero e 3% poliestere. L'etichetta consiglia l'uncinetto del 3,5-4. Infatti io ho lavorato la mia maglia con l'uncinetto del numero 4. Per quanto riguarda la lavorazione della maglia, lavoriamo su un multiplo di 12 catenelle, quindi ho iniziato con 192 catenelle che ho chiuso a cerchio e ho lavorato sempre a giro fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Dopodiché ho fatto le maniche, che poi ho attaccato le maniche e ho lavorato per tre motivi. E poi alla fine ho fatto tutto un giro a maglia bassa in modo da dare un sostegno alla maglietta. E poi ho fatto le spalline. Ok. Allora, per la taglia che ho realizzato io, che è una 42-44, ho applicato le spalline proprio qui. Voi dovete prendere la vostra misura e calcolare dove dovete applicare le spalline, ok? Quindi ripeto, una lavorazione molto facile, la può realizzare chiunque. Quindi detto questo, credo che ho detto tutto e quindi possiamo iniziare la lavorazione della maglia. Allora, vi faccio un campione del punto per farvi vedere come si lavora il punto. Allora, il mio campione è di 48 catenelle, quindi lavoriamo su un multiplo di 12 catenelle. Adesso faccio una base, quindi lavoro un giro tutta a maglia bassa. Allora, fatte le mie 48 catenelle, ho chiuso a cerchio nella prima catenella con una maglia bassissima. Qui adesso faccio una catenella, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa. Maglia seguente, maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa. Quindi ripeto, faccio un giro tutto a maglia bassa per creare una base. Così faccio il giro e ci ritroviamo alla fine. Eccomi. Allora, ho finito il giro, vado a chiudere nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. Così adesso facciamo 1, 2, 3 catenelle, maglia seguente, maglia alta, lavoriamo 5 maglie alte, quindi 1, 2, allora scusate, quindi le 3 catenelle come sempre sono la prima maglia alta, allora 3, 4, 5. Due catenelle, maglia seguente, lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Quindi facciamo ancora 5 maglie alte, 4, 5, così. Salto 2 maglie di base, vado nella terza e ricomincio a lavorare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. 2 catenelle, maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, maglia alta, quindi vado avanti e lavoro 5 maglie alte. Salto 2 maglie di base, vado nella terza e ricomincio a lavorare le 5 maglie alte. E quindi vado avanti così per tutto il giro. Allora, lavoriamo 5 maglie alte, 2 catenelle.
andiamo nella maglia seguente, maglia alta, e poi andiamo avanti fino a lavorare 5 maglie alte. Saltiamo 2 maglie di base e ricominciamo a lavorare le 5 maglie alte separate da 2 catenelle. Quindi vado nella maglia seguente, ancora 5 maglie alte. Adesso salto 2 maglie di base e ricomincio a lavorare le maglie alte, le 5 maglie alte. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro. Ho lavorato le mie 5 maglie alte, 2 catenelle. Sono andata nella maglia seguente e ho lavorato ancora 5 maglie alte. Salto 2 maglie e adesso vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime adesso arriviamo nell'archetto delle 2 catenelle. 3. Così lavoriamo 1 2 3 catenelle, rientro, lavoro ancora 9 maglie alte, quindi in tutto dobbiamo lavorare 10 maglie alte. Allora sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 catenelle maglia bassa qui in questo spazietto, quindi facciamo una maglia bassa 2 catenelle. Vado qui nell'archetto delle 2 catenelle e ricomincio a lavorare 10 maglie alte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 catenelle, maglia bassa, qui dove abbiamo saltato le 2 maglie. Quindi vado avanti così fino alla fine del giro. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro. Ho fatto le mie 10 maglie alte, 2 catenelle, maglia bassa qui dove abbiamo saltato le 2 maglie, 2 catenelle e vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Così. Adesso faccio una maglia bassissima in costa dietro, quindi passo l'uncinetto dietro al lavoro, passo sulla prima maglia alta, prendo il filo e chiudo così, faccio una maglia bassissima, 3 catenelle. Quindi le 3 catenelle come sempre sono la prima maglia alta. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta in costa dietro. Maglia seguente, maglia alta in costa dietro. Dobbiamo lavorare 5 maglie alte in costa dietro. 4 5 2 catenelle, quindi stiamo facendo quello che abbiamo fatto qui, 2 catenelle e adesso 5 maglie alte in costa dietro. Quindi sono andata nella maglia seguente, ho lavorato la maglia alta in costa dietro, maglia seguente, maglia alta in costa dietro, quindi 2 3 4 5. Salto la maglia bassa, vado direttamente qui dove abbiamo le 10 maglie alte, quindi vado nella prima maglia e lavoro una maglia alta in costa dietro, maglia seguente, maglia alta in costa dietro, fino ad arrivare a 5 maglie alte. 3 4 5 2 catenelle, vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta in costa dietro. 1 2 3 4 5 E adesso vado direttamente qui dove abbiamo le 10 maglie alte, quindi salto la maglia bassa.
e vado avanti così per tutto il giro. Eccomi, allora sono arrivata alla fine del giro. Salto la maglia bassa, vado a chiudere qui nella terza catenella con una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime adesso arriviamo nell'archetto delle 2 catenelle. Inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro nell'archetto e lavoro ancora 9 maglie alte. Cinque, sei, sette, otto, nove, 10, 2 catenelle, maglia bassa qui dove abbiamo saltato la maglia bassa, 2 catenelle, vado qui nell'archetto delle 2 catenelle e continuo a lavorare 10 maglie alte. Quindi dobbiamo ripetere sempre questi 2 giri. Adesso andiamo avanti, finiamo questo giro. Nel prossimo giro dobbiamo lavorare in queste 10 maglie alte, lavoriamo 5 maglie alte in costa dietro, 2 catenelle e 5 maglie alte rimanenti, ecco. Quindi facciamo 5 maglie alte, 2 catenelle, 5 maglie alte, ok? Quindi ripetiamo sempre questi 2 giri fino alla, diciamo, alla lunghezza desiderata. Se volete fare una maglia o un vestito, decidete voi. Quindi dobbiamo arrivare fino all'altezza degli scalfi perché noi stiamo partendo dal basso. Quindi ci ritroviamo quando arriviamo all'altezza sotto all'altezza degli scalfi. Eccomi, allora io sono arrivata alla mia altezza, sono arrivata a 45, fra i 45 e i 46 centimetri di altezza. Nel frattempo ho preparato 2 maniche, quindi farò le maniche corte. Allora, non vi faccio vedere come iniziare le maniche perché è la stessa lavorazione, della maglia. Per le maniche io ho avviato 60 catenelle e ho lavorato, a giro. Il mio motivo, quindi non ci sono aumenti, non c'è niente. Ho lavorato la mia manica con l'uncinetto del 4,5. Anche la mia maglia è stata lavorata tutta con l'uncinetto del 4,5. Quindi adesso piego il mio lavoro a metà. Io mi trovo con 16 motivi, quindi metto i miei motivi uno sull'altro. E lascio 2 motivi sotto per le braccia, per lo scalfo. Quindi lascio qui 2 motivi e metto 2 marcapunti. Allora, uno e due. Ovviamente farò la stessa cosa anche dall'altra parte. Quindi metto i miei motivi così uno sull'altro. E qui metto i miei marcapunti 1 2 così. Allora, questa è una lavorazione molto facile e già ve l'ho fatta vedere anche in altri tutorial. Quindi qui mi trovo, come ho detto, con ho fatto 60 catenelle, quindi mi trovo con 5 motivi. Metto 2 marcapunti proprio qui. Quindi qui ho lasciato 2 motivi e devo attaccare la mia manica qua. Quindi faccio questa un motivo così. Uno, metto uno sull'altro e vado qui dove ho i marcapunti. Quindi metto 2 motivi uno sull'altro. Poi qui va cucito. Questo pezzettino va cucito. La stessa cosa faccio dall'altra parte. Quindi prendo la mia manica. Uno.
qui. E due. Ovviamente dobbiamo, diciamo, qui la parte del busto, ho finito il mio giro con le maglie alte in costa dietro con le due catenelle di separazione, e la stessa cosa, ho finito la mia manica con le maglie alte in costa dietro le due catenelle di separazione. Quindi dobbiamo mettere i lavori, diciamo, come dire, con lo stesso, dobbiamo finire con lo stesso giro, ok? Quindi, messe le due maniche, ora qui non ho spazio per farvi vedere, dobbiamo riprendere la lavorazione. Quindi qui dobbiamo lavorare le 10 maglie alte. Poi, quando dobbiamo fare la maglia bassa, entriamo qui. Vi faccio vedere qui. Allora, prendo il filo. Allora, la parte superiore adesso lavorerò con l'uncinetto del 3 e mezzo, quindi non lavorerò più con l'uncinetto del 4, ma con l'uncinetto del 3 e mezzo. Allora inizio qua. Quindi inizio e faccio 1, 2, 3 catenelle, come sempre sono la prima maglia alta. E adesso rientro nell'archetto e lavoro ancora 9 maglie alte. Allora, scusate che mi sono un po'. Quindi fatte le 10 maglie alte, faccio le 2 catenelle, vado qui dove abbiamo tra le maglie alte, le 5 maglie alte, quindi entro, prendo il filo e lavoro la maglia bassa. Così, 2 catenelle e lavoro le 10 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle. 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 catenelle, maglia bassa. Allora, 2 catenelle e continuo fino ad arrivare qui dove ho il marcapunti. Mi sono arrivata al mio marcapunti. Allora entro qui dove ho il marcapunti, vado qui nella parte del busto, prendo il filo e lavoro la maglia bassa, 2 catenelle e continuo la lavorazione. Adesso lavoro tutta la parte del busto. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 catenelle, maglia bassa. Continuo fino ad scusate, fino ad arrivare qui dove ho il marcapunti, quindi dove devo attaccare l'altra manica. Eccomi, sono arrivato al mio marcapunti, quindi vado qui dove abbiamo, diciamo, sopra la maglia bassa, prendo la manica, prendo il filo e lavoro la maglia bassa, 2 catenelle, 10 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle. Quindi, come potete vedere, è molto facile attaccare la manica, e è una lavorazione che a me piace molto. Quindi, invece di iniziare a fare il solito top down, a me piace molto anche fare questa lavorazione, fare le maniche a parte e poi attaccare le maniche sotto, diciamo, nel sottobraccio.
Allora vado avanti e arrivo qui, attacco la mia manica, quindi lavoro la maglia bassa, faccio tutto il giro e ci vediamo alla fine del giro. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro, quindi ho fatto la mia maglia bassa 2 catenelle, vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Adesso faccio una maglia bassissima in costa dietro, 3 catenelle, maglia seguente, maglia alta in costa dietro, maglia alta in costa dietro nella maglia seguente, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle e 5 maglie alte in costa dietro. Quindi adesso vado avanti. Adesso io non so quanti giri farò, quindi vado avanti, poi torno e vi faccio sapere quanti giri ho fatto per iniziare a stringere un pochino. Ok, adesso ho fatto qui le mie maglie alte in costa dietro, vado qui nel ventaglietto delle 10 maglie alte e continuo la lavorazione, quindi faccio le maglie alte in costa dietro 1 2 3 4 5 2 catenelle e 5 maglie alte. Allora, lavoriamo intorno alla manica, la parte del busto, lavoriamo, arriviamo qui, lavoriamo intorno alla manica e poi tutta la parte del busto del dietro o il davanti, che poi sono uguali. Ok, quindi vado avanti, poi torno e vi faccio sapere quanti giri ho fatto. Eccomi qua. Allora, dopo che ho attaccato le maniche, ho fatto 3 giri, quindi 3 giri, 3 motivi. Adesso faccio un giro tutta maglia bassa per dare un po' di sostegno, quindi lavoro una maglia bassa in ogni maglia. Se mi rendo conto che il lavoro risulta largo, allora faccio qualche diminuzione, quindi diminuisco una maglia ogni 10 maglie, ogni 10 maglie, se mi rendo conto che ripeto, se il lavoro risulta troppo largo. Quindi nelle 2 catenelle lavoro 2 maglie basse. Così. Alla fine poi chiudo la mia maglia con 2 spalline. Quindi faccio una chiusura molto semplice. Volevo fare un bordino, volevo fare qualcosa di particolare, però poi ho pensato di finire la mia maglia diciamo con 2 spalline. Faccio una chiusura molto molto semplice. Allora, finisco il mio giro, lavoro tutto il giro a maglia bassa, quindi prendendo ovviamente anche qui la parte delle spalle, quindi faccio tutto il giro e poi facciamo le spalline. Allora, finito il mio giro con le maglie basse, vado a chiudere nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. Adesso faccio delle spalline con delle maglie bassissime, arrivo nell'archetto delle 2 catenelle, così inizio con 3 catenelle, vado nell'archetto e faccio delle maglie allungate 2 3 4, chiudo le mie maglie, faccio una maglia bassa, una catenella, rientro 1 2 3 4, chiudo tutte le maglie, 2 punti sull'uncinetto e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, giro il lavoro, vado nell'archetto di una catenella e ricomincio a lavorare le maglie allungate 1 2 3 4, chiudo tutte le mie maglie, 2 punti sull'uncinetto e adesso chiudo una catenella, rientro 1 2 3 4 e chiudo 3 catenelle, giro il mio lavoro,
Adesso vado qui nell'archetto di una catenella e ricomincio a fare le maglie allungate. 1 2 3 4 e chiudo una catenella, rientro 1 2 3 4. Allora, per la misura che serve a me, io faccio 10 punti puff, 10 motivi. Vi faccio vedere dove ho iniziato a fare le spalline. Quindi qui abbiamo noi la manica, così. Quindi io inizio proprio da qui a fare la spallina. Quindi conto 1 2 3 4 5. Ovviamente ognuno deve prendere la propria misura. Per la misura che serve a me, la spallina qui in questa posizione va benissimo e lascio 4 motivi. 1 2 3 4. Nella quinta lavoro la spallina. Ok? Quindi ripeto, prendete la misura per la vostra spallina. A me bastano 10 punti puff. Finite le spalline, adesso io arrivo a 10 punti, poi vi faccio vedere come chiudo da questa parte e poi fate la stessa cosa nell'altra spallina. In pratica poi dovete uscire sotto le maniche dove abbiamo attaccato la manica, nascondere tutti i fili e poi il lavoro è finito. Allora continuo col mio punto puff, vi faccio vedere come dobbiamo chiudere la spallina nella parte dietro della maglia e poi in pratica abbiamo finito. Allora, finita la mia spallina, ho fatto 10 punti puff, adesso chiudo col lago. Quindi ho lasciato il filo più lungo, vado qui dove ho il mio marcapunti. Allora metto la spallina dritta, potrei anche chiudere con l'uncinetto, però io mi trovo bene così. 1 2 3 4 5 qui, quindi vado nella maglia alta, comincio a chiudere così. Ecco, allora se vi trovate bene con l'uncinetto chiudete con l'uncinetto, io chiudo così col lago. Così. Adesso passo sotto. E passo il filo dentro i punti, dentro le maglie alte. Così. E taglio. Ecco. Quindi adesso ripeto, dobbiamo nascondere tutti i fili, diamo una vaporizzata e la maglia è pronta. La metto sul manichino, vi faccio vedere come viene indossata.